La cultura occidentale incontra e si fonde con quella africana in una performance esaltante e coinvolgente. Armonie d'Arte Festival, diretto da Chiara Giordano, conferma ancora una volta la sua programmazione ricercata di livello e mai banale. Al Parco della Biodiversità di Catanzaro è andato in scena Mbira, con la regia di Roberto Castello, che ha curato anche i testi e le coreografie. Una coinvolgente performance di confine tra danza, musica e parole sulle rotte africo-mediterranee, tra ritmi empatici e virtuosismi interattivi per far conoscere un mondo fecondo e colorato dai profondi valori. Sul palco, oltre a Castello che ha guidato i presenti in un viaggio entusiasmante, anche Marco Zanotti per le percussioni, Za Mustafa Dembélé, cora, tamani e voce, e poi Ilenia Romano e Giselda Ranieri, danza e voce. Impossibile non trascinare il pubblico che si è lasciato invadere dal ritmo, iniziando a ballare senza un dove, come e perché, tra musicisti, danzatori, voce recitante e strumenti musicali della tradizione africana. Insomma, una serata di alto livello che ha coinvolto i presenti, dando loro la possibilità di assistere ad uno spettacolo particolare e ricercato.